Guardati ragazzi, oggi siamo in questo nuovissimo video in cui andremo a giocare su Clash Royale a una nuova sfida, Ariete da battaglia. Sto facendo la sfida classica perché tanto non mi interessa di avere un grosso problema. Allora, ecco, non so se avete visto, ma ho già vinto 3 partite e una l'ho persa. Ho fatto un cambio rispetto a prima perché l'ho già provata questa, però troppo non riesco a fare niente. Allora proviamo a fare così. No, ci sono riuscito ad arrivare. Ho tolto la lapide perché sembrava che sto deck così potesse girare un po' meglio. Infatti sono riuscito a fare qualcosa in più, vedete pure adesso sto. Aia, questo qui è uno bello forte. C'ha questo maledetto. Sì, maledettissimi. Allora, una torre l'ho salvata e un'altra l'ho persa, però. Lo so, purtroppo. Allora, così. Ok, allora facciamo così. Boom, aiuto. Allora, a cercare di non perdere la concentrazione. Allora, teniamoci pronta la scarica. Dovrei buttarci. Aia, no. Oh, va benissimo perché non sono. I barbari non sono andati ad attaccare la valchiria, quindi va benissimo. Allora, vai. Allora, per il momento sta andando bene. Allora, sta andando benissimo per il momento. Allora, facciamo così. Tanto ando per fortuna il boia. Ecco, vedete, questa qui è la caratteristica principale del boia che mi piace tanto. E in questo caso adesso potrei avere la vittoria facile. Perché se noi facciamo così e poi facciamo così e poi vedete, io ho già preso 2 torri. Ok, dovremmo farcela e ce l'abbiamo praticamente fatta, perché la scintilla non ce la fa ad attaccarmi. Lui attacca così e abbiamo vinto. È un buon deck, diciamo che ve lo consiglio se riuscite a vincere queste. Allora, più tardi, va bene. Allora, ho fatto 4 vittorie. Ok, allora se facciamo questo, vedete, questa contiene una rara. Se riusciamo a vincere pure questa, che è probabile, sblocchiamo l'ariete. Quindi, allora, facciamo così. Io questo qui lo metto per sicurezza, perché vedo che molti usano deck che possono counterare il amatore. Allora, vabbè, il boia è un po' fregato, perché devo fare così. Allora, devo aspettare che il boia mi attacchi e metterlo da dietro, purtroppo, perché sennò mi ha fregato, perché adesso mi distrugge tutto quanto. Questa mi sa che la perdo, però tanto se perdiamo questa non demordiamo, perché dobbiamo sempre vincere le altre. Siamo messi un po' malaccio, però aia, maledizione, aia. Facciamo così. Purtroppo lui c'ha pure quello, quindi siamo un attimo fregati. Allora, vabbè, sto buttando un po' qualche carta casca. No. Vai, fermati, no. Ah, peccato. Allora, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Allora, proviamo a mettere l'ariete o i barbari scelti. No, allora io direi facciamo così, perché il boy è forte. È 8 al 4. Ha messo quello, ma perché? Ma porca.
pure il goblin cerbotaniere, cerbotana. No, 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 no. Yes, bene. Allora, dobbiamo capire un attimo lui che mosse vuole fare. Allora, se noi facessimo così e poi ci tenessimo, no. Aspetta, però potremmo sempre fare così. Cosacte. No. No, dai, no. No, no, ma dai, no, io lo sto pure distruggendo. Peccato, allora. No, peccato perché 4 vittorie le ho fatte, quindi mo tardi, mo calmiamoci. Vediamo se si possono donare qualcosa. No, calmiamoci, somatizziamo e andiamo avanti. Allora, facciamo quest'ultima. Allora, quest'ultima qui la devo vincere. Allora, come dicevo prima, se vinco questa mi blocca l'ariete che è forte. Non mi ha fatto fare niente, allora. Sono bello che è incazzato. Ma non può più fare niente. Oh, no. Beh, tu fai quello e io faccio così. Ok. Ti è piaciuto? E però guarda quanti danni abbiamo fatto. Intanto. Allora. Vabbè. Non è probabile che questa partita qui la vinco. Allora, calmiamoci, abbiamo tutto il tempo. Riflettiamo, allora, il domatore possiamo metterlo qua. No, scarica subito. No. Ok, benissimo, vinta, abbiamo sbloccato l'ariete. Perfetto. Allora. Vediamo, non so bene come funziona, però dovrebbe tipo... Allora, intanto doniamo. Anche se sto richiedendo i barbari, le scelte li dono comunque. E qua... Ah no, qua però non lo dice, vedi. Vabbè, perché probabilmente... Perché sì, me la dà comunque. Vabbè, facciamoci un'ultima partita. E al massimo, semmai, se no... Poi faccio un altro video dove apro il baule direttamente se vado avanti. Allora, qua provo a mettere così. Poi mettiamo pure così. Perché il boia è un cane, però. Ho tantissimi con il boia perché è fortissimo come carta. Ah, purtroppo non posso fare niente contro di quello, e purtroppo lo devo subire. No, aia, no. Allora, facciamo così. Mettilo, dai, domatore, corri. Corri domatore. No, non ce la facciamo. Non riesco proprio a fare il minimo danno. Purtroppo non riesco proprio a fare il minimo danno. C'è un deck troppo forte. Troppo forte il suo deck. È vero pure che sta leggermente laggando, però c'è un deck troppo. Cioè mi ha praticamente distrutto già le due torri. Scusate, vabbè, tutti ragazzi, siamo tornati.
e ho avuto qualche problemino perché non potevo registrare, vabbè, solo per un tot di tempo. Allora, se non sbaglio, qua ci dovrebbero essere, ci dovrebbero dare un ariete. Purtroppo ho perso tre partite e 5 però le ho vinte, quindi scriviamo un attimo al clan. Allora, ho vinto 5 partite della nuova sfida, una nuova sfida class. Poi è buono perché ce la potremmo già richiedere, quindi vabbè, l'allenamento è concluso e quindi vabbè, andiamocela ad aprire. 380 di oro che non fanno mai male. 6 arcieri perché le carte erano già 7. O l'ariete è sbloccato. Ah, niente, allora o ci dà la rana, o ci dà un'altra, no, no, ah no, altre rane e 3 moschettieri, vedete, perché 6 più 8 fa 14, 14 più 3 17, sì. Quindi vediamo, allora vediamo dove ce l'ho. Quindi ci sono 65 carte su 69, eccolo, e do i 280 e il livello dei barbari al 3. Però capite bene che adesso ce l'ho ancora all'1, poi dopo, però non credo che ne farò più perché tanto oramai l'ho sbloccato, quindi. E niente, consigliatemi qualche deck se volete. E poi andatevi a vedere il video che è uscito di Clash of Clans. Bella.